Questa mattina in un commento di un mio post mi è stata chiesta la differenza tra pubblicità ingannevole e pubblicità condizionante. Partiamo da un esempio pratico. Scrivere sulla confezione di un prodotto che questo contiene, che ne so, materie prime naturali, quando in realtà non è vero, questa è pubblicità ingannevole. Se invece vedessimo scritto su una confezione, ad esempio, di uova ricche di proteine, non viene dichiarato che la quantità di proteine contenute è superiore a quella reale. Non è ingannevole, viene semplicemente dichiarata una cosa ovvia, visto che le uova sono fatte di proteine. Pertanto ne sono obiettivamente ricche. La furbata è qui, ed è quella di rendere sensazionale qualcosa di ovvio. La stessa cosa se vedessimo scritto, ad esempio, sulla confezione di un salmone fortemente ricco di omega 3. Non è pubblicità ingannevole, ma condizionante. Ma non può essere certo dichiarato che ne contenga più di altre marche di salmone concorrenti. Pertanto la differenza tra la pubblicità ingannevole e la pubblicità condizionante è che la prima dice palesemente il falso, mentre la seconda esalta delle particolarità che sono già contenute nel prodotto pubblicizzato, ma che vengono esaltate al fine di renderlo di qualità migliore alla nostra percezione. E questo è assolutamente marketing.